ragazzi, ci troviamo qui alla stazione Termini. Sta per uscire l'ultimo album di non so chi è questo individuo qua, questo rettile, Tony F. E Icona. Siccome si vede che nell'album fa riferimenti religiosi, non si sa, ma ha riprodotto una specie di chiesetta qua, nella stazione Termini. Con tanto di bodyguard qua che... E qui sono tutti giovani, perché si vede che è molto amato dai giovani questo pezzo qua. E dentro è una specie di chiesetta, diciamo, con le sedie, quelle per pregare, eccetera, eccetera, non so. Le pecore entrano lì pensando di fare cose. Sai che c'è? Che ci voglio entrare anch'io, mi sa. Qui vediamo il nostro Dio. Pare sia questo qua. E qui ci sono gioventuelli che pregano inginocchiati, no? Beh, che Dio, ragazzi, ecco il loro Dio. Abbiamo anche il prete, no? Davide ci fa la predica, la messa. Allora sì, lui disse il brutto e io dissi il tutto. Ci troviamo in un parchetto X di una città Y e notavo che i piccioni si rifiutano di mangiare questa patata fritta del McDonald's o il Burger King, insomma. È passato anche un cane proprio adesso, l'hanno usato e non l'ha mangiato, invece la pecora a due gambe la mangia. E poi c'è quest'altro nutrisissimo alimento Actimel, che la pecore mangiano pensando che sia veramente, veramente intelligente. Ma ripeto, ragazzi, tutto questo possiamo scancellarlo con una bella mela di quelle giuste, però, This is no ordinary apple. Me and my huge back. Salutes, you bitches. Qui c'è gente benestante e c'è gente che dorme sotto il ponte, ragazzi. Che bello, col materassino. È bello questo contrasto, mi piace tanto. Ah, che bello, che bello. Ah, nessuno fa nessun effetto. Ci passano lì tutti i giorni. E basta con questi nazi, facci. Sacrifichiamo un po' di pecora. Ecco la guerra. Facciamo la pecora. Okay. Dove siete voi? Milano, Roma, diciamo. Sì, Milano. Io ho vissuto a Roma, però sono albanese di nascita, diciamo. E sei arrivato in Italia quando? Avevo 11 anni, quindi. Quando eri piccolo? Sì. Tipo il periodo in cui arrivavano, esatto, tutti. Quando c'è stato quel casino, solo casino io, nel 90, siccome avevo 91. Mia nonna che era italiana, praticamente sono venuto non con il gommone. Una ovunque. Nonna italiana? E quindi mi hanno fatto venire in modo così civile. Almeno civile. Esatto, sì. Io quando penso ai gommoni viene la pelle d'oca, abbastanza. Ma soprattutto perché quello è il periodo l'abbiamo vissuto, però se non altro c'era un governo che li ha accolti. Oggi abbiamo una roba terribile. Cioè, è tutto un piano, signora, tutto un piano, perché mettono, ci portano, ci spostano qua. Ma che brutta roba, ma che povera, povera gente che parte. È un discorso veramente pesante. Te sei di Milano? Sì. Milano. Allora, vedi, questa Monza, è la casa storica. Ah, da Monza.
una casa storica che noi abbiamo acquistato nel 1982 perché non l'abbiamo ereditata, da ristrutturare, e non sapevamo che era una casa del 1300, che era una casa che era di appartenenza a chi era il proprietario del castello di Rossena, con questa storia matildica, non so se la conoscete. Sì, un po' un minimo, ho letto qualcosa. È qualcosa che bisogna studiare, è importantissima questa storia del Medioevo, di questa grande donna contessa che cambia le regole di quel periodo, che erano molto, insomma, siccome tutti i secoli. Noi per caso ci troviamo a comprare una cosa senza sapere che era un bene storico e che era di, diciamo, di supporto, di aiuto al castello, nel senso che controllava tutto il territorio. Ecco che sta su un passo, tipo, su un alto, su una, diciamo, posizione, sì, perfetta, sicura, e giù nella parte sotto ci sono le finestre a bocca di lupo, perciò controllavano tutto quanto, e praticamente le cose che le case che vengono costruite successivamente vengono costruite nel 1948, nel dopoguerra, su delle piccole strutture che riguardavano gli animali, tipo le galline, le pecore, i maiali, le cose che servivano per vivere. Mm-hmm. Quindi qua c'erano i campi, i contadini che davano nel 1300 davano il cibo a chi aveva in mano il potere, il dominio di quel momento. Questo è lo stemma dei Canossa. Nel 1300 però non c'erano più i Canossa, perché sai, nei secoli la gente parte, e c'erano i da Correggio, però sempre parliamo sempre di nobili, di ricchi. Sì, un leone si vede, no? Questo è un leone a tre code. La cosa strana è questo stemma con un animale che ha tre code, che rassomiglia sia a un leone che a un cane. Sì, ogni cosa ha un significato. Ogni cosa ha un, esatto, significato. Bravo. Ma questa cornice qua, cos'era prima? Allora, quale cornice? Questa, certo, è sicuramente il 700. Questa casa ha avuto un... Cioè poteva essere tipo una finestra prima, una uscita, non sappiamo un'entrata, se era un camino o se, okay, era una credenza. Okay. Nel 700 la casa ha avuto un grande restauro che porta le finestrelle del 300, che erano grandi così, piccolissime, perché diventano finestre grandi. Ah. Per quel tempo nel 700, esatto, abbastanza grandi. Con le pareti di sbiego, che è tipico del 700. Questi sono degli affreschi autentici del 700, vedi che gli uomini, cioè il cavallo, il berretto, eccetera, cominciano ad essere ricchi, cominciano ad essere nobili, mentre nel 300 hanno della roba molto povera addosso. Mm. E poi c'è stato il nostro restauro. E poi c'è il tempo moderno, dove siamo tutti ricchi, però vuoti dentro. Questo è il B&B speciale, tutto antico, porte vecchissime. Ecco, lui sta facendo la piccola stoffa. Ci piace. E questa è la vista con... fiori di primavera, di non so che cosa, e con il castello del rettile da lontano. E queste sono le ombre della pergola che si intromettono a noi che facciamo cose da grandi. Sono ragazzi. In pratica che il pentagramma, Satana, questi sono i peguri che sono morti, sì, perché gli ha detto il rettile. E qui ci troviamo a Cannuzza. Pensa ai vivi. Vivi. Allora, questo che vediamo qua è una capanna di un cacciatore. Io ne so qualcosa perché ci ho vissuto nelle capanne, io sono grande cacciatore. E questa qua la chiamo la zampa. Intanto qui delle pecore mi tirano dei pistacchi. Intanto questa qua si chiama la zampata del diavolo, perché praticamente intanto piovono pistacchi. Che come vedete questa montagna è fatta proprio in una certa maniera. Poi qui vediamo dei castelli di Canossa, e quest'altro qua è il castello di Rettilossa, di Rossena, questo qua. E il nostro BNB si trova tipo qua, forse, something like this. Di che stiamo parlando? Morite di invidia, stronzi. E noi ci troviamo qua a mangiare erba con una pecorella mossa sui piedi, ovviamente. E stiamo ovviamente sporcando da buone pecore con dei pistacchi ottimi di California. E... c'è il tacchino!
Hai sentito? Qui sono paeselli ovunque, ragazzi, stiamo parlando che presto pochi si potranno permettere di vivere in questi piccoli posti, ovviamente, solo i rettili, perché non si potranno, vabbè, lasciamo perdere. E adesso ci tocca fare l'ultima salita per andare al castello del rettile qua. Questa telecamera continua a fare sti click da merda, ma non ce ne frega niente. Quindi tutto questo per dire che noi stiamo facendo un viaggio di 9 giorni, questo è il primo giorno, o il primo, a seconda di come si vuole, cioè. Il primo giorno, e il primo giorno l'abbiamo passato a questi due castelli di Rossena e Canossa. Siamo vicino a Reggio Emilia, noi e le praterie, dove presto ci mangerà il lupo perché sta scendendo il sole, di Ciano, di Polo, e poi vedremo anche se ce la facciamo un borgo che si chiama Borg. Alla prossima. Pond in italiano, come si dice? Adesso ce lo scrivo, scrivetecelo nei commenti. Pond, non sappiamo trovare il nome di Pond. Oh ragazzi, ma mi fai tanti complimenti. È il momento della colazione a casa. Ma mi amore, mi fai tanti complimenti. Sto registrando. Come dicono di mangiare e fare colazione, però non ci sono le mie mele preferite. Le Stark 5 punte, 98% di fruttosio a caso. Sono solo queste. Questo è il lago di non si sa che cosa, sta in mezzo alla montagna, più di 1300. Allora, questo è un rifugio a più di 1500, pessime condizioni, però bene o male siamo riusciti a fare quello l'essenziale, cioè cucinare qualcosa e dormire. Adesso speriamo di non incontrare amarene. Niente. Questa la facciamo senza commento. Ma di che cazzo parla? È una macchina giapponese. Ci troviamo a Fanano. Cerchiamo di decifrare questo orrore qua, il rettile. Sembra un bambino con due mamme, cioè sembra una mamma con due teste. Sono le famiglie moderne queste. Potremmo chiedere al rettile, al sindaco, cosa è il significato di questa merda, di questa sbobba qua. Oh, ma guarda chi si rivede, ragazzi. Questa è Palasuolo. E questa qua è l'Ossola, ragazzi. Stiamo andando all'Ossola, anche se non mette a fuoco, ma questo è l'Ossola. Ok, l'ha messa a fuoco quasi. E bene sì, mi trovo nel posto dove ho passato tanto, ma tanto, Palasuolo. E adesso saliremo anche a salutare Giovanni, ragazzi. Prima faccio vedere un attimo Palasuolo alla girlfriend. Qui c'era la biblioteca dove andavo a usare internet, adesso la vediamo. Ci vediamo all'Ozzolo, ragazzi. Allora ragazzi, siamo all'Ozzolo e qui ci sono dei, bella sorpresa, ci sono dei ragazzi dall'Austria che sono saliti, non so come cazzo hanno fatto con queste macchine 4x4. Questo è il loro, diciamo, il loro sito dove trovarli, e stanno facendo un film e tutto. Praticamente gli sto spiegando a questo ragazzo dall'Austria, che tutte macchine, insomma. Questo era l'Ozzolo, ragazzi. C'è un po' di vento adesso. No, tranquilla. Questo è l'Ozzolo e adesso ecco, loro sono qui con le loro telecamere super reflex, eccetera eccetera. Ci troviamo a Palasuolo e questa paperella qua sta dormendo.
qui invece abbiamo dei fantozzi che aggiustano la Matrix. Allora, qui ci troviamo in un punto delle grotte dove in realtà non è possibile accederci, perché il rettile, per vari motivi, insomma, di protezione della natura, deve proteggere queste cose, anche perché effettivamente l'uomo è una bestia che si sporca, ma soprattutto qui è molto pericoloso stare, perché magari ti arriva un sasso in testa, molto pericoloso, un sasso magari tipo questo, però bellissimo. Queste sono le grotte urlanti, proprio per l'eco credo che si crea quando casca l'acqua qua. Questo è il limite, diciamo, siamo venuti da qua. Di più non ci azzardiamo, anche perché si rischia una multa da 25 a 500 euro. Qui però sarebbe un ottimo punto dove tuffarsi, però c'è il divieto ovviamente. Questo è il punto più vicino che riesco ad arrivare, tutta la vasca che ho fatto vedere prima. Non vedo proprio l'acqua che casca, però... Ah, ecco. Ma posso fare una domanda? Lei, dopo tanti anni di comunismo, non ha ancora capito, secondo me, che comunismo, destra, sinistra sono la stessa cosa. Cioè, voglio dire, almeno quelli che ci rappresentano adesso, alla fine fanno sempre comunque più o meno la stessa cosa. Cioè, sì, sono pro Europa. Però, vede, con questo ragionamento così, a cosa porta? Porta al... Ma chi se ne frega, sono tutti uguali. E quindi non voti più, eccetera. E eccetera. Quindi non vai più a votare. Questo è l'errore, secondo me, più grosso che si possa fare. Certo. Insomma, ti stavo dicendo, no, che questa pecora... Adesso mi fai il video, così te lo dico, cosa è successo con quella pecora. Quale pecora? Quella... Dai, vecchia. Andiamo. Lei mi ha detto, mi ha insegnato una cosa che io l'ho insegnato. A miei figlioli, lo dico a tutti, quando dicono sono tutti uguali, sono... Ricordati una cosa, Luciano, del peggior partito, seguite bene, scegli il meglio, cioè tutti poboni, no? Però devi avere la capacità di trovare una differenza fra tutti, perché se non scegli e lasci scegliere agli altri, non hai neanche la possibilità di protestare. Devi startene zitto, ma del peggior partito scegli il meglio. E io, se in Italia quando ci sono le elezioni ci sarà uno solo che ha votato, quello sono io. Io ci andrò sempre. Ottima domanda! Per rispettare chi ha dato la vita per darci questa possibilità. Questo glielo devo a queste persone, glielo devo. E poi, nonna Viola, io ho detto che l'insegnamento qui... Per me bello comunque è religione. Il nome, vero? Sono caduti sempre per i rettili, però vabbè. Violante. Allora, io ero lì tutto tranquillo che mi volevo riempire le mie bottiglie con acqua pulita perché stavamo a 1200-1300 metri. Questa pecora mi fa: ma che cazzo fai? Lo riempi lì l'acqua? Guarda che qui c'è l'acquedotto, l'acqua che abbiamo raccolto, ci ho lavorato io, dice, a fare il lavoro, cioè il reservoir, diciamo, che raccoglie l'acqua, l'ha fatto lui. E io ho detto, ma sì, ma sotto quella fontana lì, che mi voleva portare un'altra fontana lui, che stava lì vicino, no? Io invece ho preso lì a ruscello, capito? A ruscello che sopra non c'aveva sporcizie, veniva dalla foresta, quindi ero sicuro che non ti succede niente, l'ho bevuto 2 miliardi di volte e non mi è successo nessun problema. E quindi io ho detto, no, io preferisco questa, lo so che per lei può sembrare una cosa assurda, però... E lui, perché io ho detto, perché a questa qua, se il comune che ha fatto l'acquedotto, la cosa, il reservoir, il deposito d'acqua, sicuramente per fare in modo che Piattetti dice che questa è controllata, significa che la controllano loro regolarmente, e lui me l'ha confermato questo, e però mi ha detto, però non ci buttano niente. Che cazzo? Poi dopo è uscito fuori che no, però qualcosa forse ci potranno pure buttare, non lo sa. Che cazzo di procedimenti usano loro per filtrare, per tenere buona quell'acqua. Alla fine mi ha detto, però una cosa che fanno è che con certe luci, cioè capito, questi fanno passare un po' come fanno con lo yogurt, no? Che lo fanno morire, no? Quest'acqua, con la scusa che devono tipo pulirla dai batteri, la fanno passare su una luce che a seconda di questi malati di mente uccide i batteri, questi cazzo di batteri.
Pensa come cazzo faceva la gente che viveva in montagna tanti anni fa senza tutte queste cazzo dell'acea, del mare, del rettile. Comunque, e gli ho detto no grazie, io non mi fido, io mi fido più perché lui mi dice però lì in questo ruscello qua potrebbe averci cagato un cinghiale e un mio parente si è sentito male. Ma il tuo parente, io ho detto, stava male per quel cazzo suo, non è che stava male per i batteri che dici voi, che ne dice il rettile a te. Eh no, perché il dottore gli ha chiesto cosa gli era successo e ho bevuto un lago, quello è stato. Non sarà stato le merdate che si mangiano tutti i giorni per dare una vita, no? Che lo rendono debole e poi gli danno un mal di panza, che cazzo ne so. No, gli danno la colpa alla cosa più pulita che c'è, l'acqua. Comunque, c'è l'acqua presa dalla montagna. Insomma, io gli ho detto, guarda, ok, rispetto. Ah, no, io rispetto tutti, perché poi l'ho collegato il fatto che io non credo, gli ho detto manco, perché si parlava di batteri, gli ho detto non credo manco ai virus e cazzi vari. E lui mi ha detto, ah, oh, beh, ognuno è libero di pensarla come vuole. No, in realtà non sono libero di pensarla come voglio, perché la vostra stupidaggine, che il vostro credo nei virus, alla fine del 2020 a me mi ha tenuto costretto a stare in casa, a mettermi la museruola, eccetera, eccetera. Quindi non è che tu sei liberale, mi rispetti il mio punto di vista, non è così. E quindi io subisco la vostra maggioranza stupida. Ovviamente non gli ho detto proprio così, ma ha intuito che quello io volevo dire. Insomma, da lì poi ci siamo avvicinati e poi hai sentito tutto anche tu. Questo è stato. Avevo tanta voglia di vedere una roccia, siamo venuti qua, che è chiaramente, come direbbero i complottisti, un albero tagliato con laser dai non so chi, dagli alieni. A noi non ce lo dicono, questi alberi in realtà c'avevano la vita, invece loro ce l'hanno tagliati, noi poverini non abbiamo più la vita e dobbiamo lavorare per mangiare. Ecco, ma come si è formato quell'albero tagliato, pisello tagliato? Ecco, qui c'è la spiegazione, praticamente tutto spostato, questi giganteschi movimenti, ecco, guarda come si è formata l'Italia piano piano, ragazzi, guarda, tutta una cosa proprio smottamento. È uno spezzamento della pietra dei dinosauri qua dentro, che poi ci danno la benzina a caso, tutto vero, true story. E qui c'è poi, andiamo a vedere. Ci sono questi uccellini qua sulla sommità, diciamo. Attenzione, stiamo proprio vicini, sembrano colombe, non c'hanno paura del pecorame. Qui il pecorame mangia, quindi ci sono un po' di molliche. Qui la vista da questo canyon è spettacolare, bel posto comunque. E l'alberello, bello. E qui ci sono questi uccellini, è incredibile. Questa stradina lì, c'è la campana del rettile. Dove siamo qui? In una città grossa? No, siamo a Yosemite Yellowstone Park. È finito anche questo viaggio, è durato 9 giorni e qui c'è la spesa. Io di solito sono un rettile e qualcuno me la fa la spesa, ma questa volta, siccome erano rimasti un po' di soldi di mammina, che mammina mi dà anche i soldi a me per viaggiare, e siccome dovevo aspettare il treno, il bus che sale la montagna, ho detto faccio un po' di spese. Ora vedete anche cosa mangio. Ok, che odio parlare di mangiare, ragazzi, ma volevo semplicemente farvi capire. Intanto qui vediamo il prezzo. Sì, sì, sì. He's one of them. Allora, ragazzi, tu dici che uno e dici che due, no? Come diceva quello. Perché io devo essere servito da qualcuno? Perché sennò sbrano la pelle, ragazzi. Cioè, il mondo oggi è talmente, ti fa talmente male che sbraneresti in secondo la pelle e poi finisci male. Allora, stavo facendo la spesa, no? Entro io e fa la spesa. C'è un po' di eco qua dopo la stazione. Stazione di tagliacazzo. E allora entri con l'idea di comprare
della ricotta. Magari se c'è un po' di culo è buona, non c'è molta merda e che cazzo ne so. Insomma, dopo tanta ricerca dei negozi del cazzo che si trovano in un paese così piccolo, alla fine mi hanno detto vai da quello là e forse quello. Vado da quello là, X, da Fabiani ragazzi, facciamo un brutto pubblicità. Ma nel Fabiani ragazzi, nel supermercato qui a Tagliacazzo. E vado al bancone per comprare la ricotta. Vedo un fantozzi che stava lavorando là, che stava spruzzando lì vicino al bancone roba chimica per lavare il bancone e farlo lucido. Il bello è che ti fa lucido anche il tuo stomaco. La ricotta stava a 10 cm da dove lui stava spruzzando, ragazzi. Era tutto aperto lì, questa merda spruzzava ovunque le robe da mangiare che erano aperte, perché è un bancone, no? È un frigo. Ecco. Niente, solo questo, ragazzi. So che a molti di voi viene fatto in casa di ste robe, però questa è la ragione per cui io sono un gulag e vengo servito da qualcuno. Perché se io vedo questa roba, io lì per lì volevo sputargli, ma non puoi vincere. Mettiamo che hai sputato a Fabiani, allo schiavetto di Fabiani. Fabiani ovviamente ha un rettile che ha che prende i soldi del guadagno di quel negozio, ma gli schiavi sono dei trogloditi e questi qua spruzzavano il bancone la roba. Meglio poi manca, cioè prima magari ti incazzi, no? Con l'umanità, no? Dici, dai che forse se ti incazzi si aggiustano. E questo, no, non puoi. Stai lontano da questa gente, non c'è altro modo, altra soluzione. Poi, vado lì con la mia bella spesa, insomma, un po' di arance, mi piacciono tanto. E anche se qualche rettile si inventa che gli agrumi non vanno a mangiare. Whatever. E yogurt, vabbè, yogurt intero, è il meno peggio che diciamo che possiamo prendere. Cazzo di fa. E vado alla cassa per pagare con i soldi di mammina, ricordiamoci sempre, è un bel mondo questo. E cosa succede? Quella tutto un tratto mi dice: mi scusi signore, lei come sta col colesterolo? Mi ha detto: io sto benissimo, mi ha detto, perché io non credo proprio al colesterolo. Si sta così bene quando non si crede alle minchiate degli esperti, gli ho detto, proprio così in faccia. E lei si è un po' un attimo, ma chi è questo? Ma chi sono? Sono un detenuto. Sono anche segnalato, ragazzi, da un altro detenuto. Beh ragazzi, finisce qui nella merda anche questo viaggio. Per un qualche giorno siamo fuggiti dalla realtà. E abbiamo fatto così un giro negli Appennini. E adesso si ritorna così, nel nulla. Buon nulla a tutti ragazzi.